Carissimi tutti del mondo della scuola di Sondrio, per il tramite del caro professor Molinari sono contento di potervi raggiungere per augurare un sereno e santo Natale. Lo faccio in una giornata un po' particolare, è la domenica terza di Avvento che noi cristiani conosciamo come Domenica della Gioia, perché in questo giorno pregustiamo la gioia bellissima che vivremo a Natale. Una parola per dire, comunicare, condividere di quale gioia si tratta. Non è una gioia semplicemente umana, non è la gioia che comunemente nel mondo si sperimenta, sarebbe davvero troppo poco, perché queste gioie sono passeggere, legate a esperienze, momenti, situazioni della vita che ci sono e non ci sono, ci sono e possono non esserci, arrivano e se ne vanno. La nostra gioia, la gioia cristiana, è ben altro. È una gioia che rimane, che è dentro il cuore e che persiste nelle situazioni belle e meno belle della vita, nelle situazioni gioiose e dolorose che incontriamo, in ciò che è positivo e negativo, perché non è legata a situazioni passeggere, ma è la gioia che ci dà il Signore Gesù, la gioia che è radicata nella sua presenza nella nostra vita. Che presenza è questa del Signore? È la presenza che dà senso alla vita, perché fa entrare nella vita, nelle questioni quotidiane della nostra esistenza, nel nostro vivere abituale, l'amore di Dio per noi. Un amore che ci ha voluto e siamo qui perché questo amore ci ha voluto. Un amore che ci desidera e siamo in cammino verso l'incontro definitivo con questo amore. È un amore che ci accompagna fedelmente, che giorno dopo giorno ci salva dal non senso, dal dolore, dalla fatica, dall'incontro anche con la morte. Questo amore ha un nome, questo amore ha il nome di Gesù. Ecco perché oggi siamo nella gioia e anticipiamo la gioia del Natale, perché a Natale esattamente noi viviamo l'incontro con colui che ci rivela che Dio è l'amore. L'amore dal quale veniamo, l'amore verso il quale andiamo e l'amore per cui noi viviamo giorno dopo giorno. Il mio augurio allora per questo Natale è proprio il seguente, che possiamo in quel giorno che non dimentichiamo, è il Natale di Gesù, la sua nascita in mezzo a noi, sperimentare ancora una volta e più in profondità la gioia autentica. Quella che niente e nessuno ci può togliere, perché è la gioia che deriva dall'aver incontrato Lui, il volto dell'amore di Dio che fedelmente ci accompagna sempre, dal quale, lo ripeto, noi veniamo, perché siamo figli di un Dio che è amore, al quale andiamo, perché siamo figli di un Dio che è amore, nel quale viviamo, perché siamo figli di un Dio che è amore. Auguri dunque di vero cuore. Un grande autore diceva che la sua conversione era nata così, era rimasto sorpreso dalla gioia. Quale gioia? La gioia che deriva dall'aver incontrato Gesù. Vi auguro questo e lo auguro a tutti noi, che sia un Natale in cui rimaniamo sorpresi dalla gioia di questo bambino che è Gesù, Dio con noi, in cui c'è il senso e la salvezza della nostra vita. Auguri a tutti e a ciascuno e una benedizione davvero speciale con grande affetto. Che questa benedizione possa essere il segno dell'abbraccio del Signore, nostro Salvatore che ci ama per tutti e per ciascuno di voi. Sereno e Santo Natale.